Adesso diamo la parola al dottor Gianfranco Mazzarella della USL 3 Napoli Sud, referente Regione Campania, occhio alla salute HBSC, che terrà una relazione su epidemiologia nutrizionale e stili di vita. Grazie. Pronto? Dunque, cari amici biologi, salve, io sono un pediatra e da anni, ormai molti anni, mi occupo di epidemiologia e di salute pubblica nell'ambito della pediatria. E sono contentissimo di stare qui con voi perché in questi ultimi anni ho conosciuto molti biologi che hanno partecipato ai sistemi di sorveglianza nazionali, occhio alla salute, HBSC, passi d'argento. E devo dire che i biologi hanno sempre dato un contributo concreto e intelligente, questa è la mia esperienza, non è che voglio incenziarvi, però la mia esperienza è questa. I biologi, sarà forse che sono più giovani, non lo so, ma insomma hanno dato sempre un contributo concreto e buono. Dunque, Ansel Keys, oggi diciamo celebriamo ancora una volta lui. Ansel Keys era laureato in economia e poi guadagnò un PhD in fisiologia e poi uno in biology. Quindi Ansel Keys è un vostro collega. Voi siete i discendenti di Ansel Keys. Non era un medico, era un biologo. E illuminatissimo, ovviamente. E qui è quando diciamo, era diciamo, più giovane, lì è a 100 anni, quando lasciò Pioppi e tornò nella sua terra natia. Innanzitutto grazie a tutti gli operatori biologi, medici, infermieri, assistenti sanitari che hanno consentito la realizzazione dell'epidemiologia nutrizionale diciamo sotto forma dei sistemi di sorveglianza in Italia. È un atto dovuto. La presentazione, ecco, due parole sull'epidemiologia, due sulla epidemiologia nutrizionale, un pensiero per Ansel Keys, un pensiero a Pioppi, da dove proviene la metà del mio patrimonio genetico, da San Mauro Cilento, che è vicino a Pioppi, e poi il cuore della relazione sistemi di sorveglianza e poi le conclusioni. Bene, due parole sulla epidemiologia. La epidemiologia è cambiata. Noi siamo abituati alla epidemiologia, a quelle prime pagine di tutti i lavori, dei libri, quelle cose scoccianti, le statistiche, i numeri. L'epidemiologia è cambiata, è una materia viva, vivissima, veramente interessante se la si scava e la si utilizza davvero. L'epidemiologia era prima descrittiva, quanti nati, quanti morti, quanti stanno bene, quanti stanno male. Bene stavano e bene rimanevano, male stavano e male rimanevano. Si è trasformata in epidemiologia analitica, gli studi caso controllo, trasversali, di coorte, quelli che mettono in relazione l'esposizione con la malattia, quindi già si cominciava a dire ma la epidemiologia serve a capire quali sono le cause delle malattie e poi ha assunto un valore diverso quando è diventata consequential epidemiology. Che vuol dire? Vuol dire una epidemiologia che deve avere una conseguenza sulla salute pubblica. Quante volte abbiamo fatto lavori, studi nelle scuole, negli ospedali, nelle ASL e abbiamo pubblicato i dati e poi messo i dati nel cassetto? I dati vanno consegnati ai decisori e vanno predigeriti e fare in modo che il decisore che legge i dati li possa comprendere, possa avere spunti per l'azione, altrimenti li mette anche lui dentro il cassetto. La epidemiologia degli anni 90 è diventata conseguenza. Faccio uno studio solo se quei dati possono essere utili a un policy maker, un decisore, un primario, un dirigente, per realizzare azioni di salute per migliorare la vita di questi altri. Se no, spendo risorse in modo inutile e faccio uno studio dei tempi. Nel 90 fece, dal Center for Disease Control a Francia, un posto fa partire due grossi idee. L'epidemiologia è uno strumento per cambiare il mondo, non per fotografarlo, non per studiarlo. Quindi insito il concetto di azione. La salute pubblica è intrinsecamente e inevitabilmente politica. La scienza divisa dal contesto politico è un fallimento. Si può non essere d'accordo, certamente, perché non tutta la scienza è immediatamente. Però la dice lunga o comunque sottolinea in modo veramente chiaro e caldo
quanto è importante prevedere quello studio dove porterà, non fare studi solo così per il gusto di farli. L'epidemiologia dunque deve dare risultati e deve dare azioni. In Italia la consequenza dell'epidemiologi vuol dire Donato Greco, vuol dire anche Nancy Binchi, l'Istituto Superiore di Sanità. Donato dal LEB, Laboratorio di Epidemiologia e Biostatistica, fa nascere il CNEP, Centro Nazionale di Epidemiologia, Prevenzione e Promozione della Salute. Quindi vedete come nella definizione stessa, attaccata alla epidemiologia, c'è la promozione, non c'è più la epidemiologia come dato statistico appeso a un pezzo di carta. In una nota presentazione che fece 10 anni fa, alla fine lui disse: "It's our task to develop epidemiology that serves public health." Noi, e chi c'era, sa che lui disse: "It's our task," non il nostro compito, è un nostro dovere. È un nostro dovere sviluppare epidemiologia che serve, che è un servizio per la salute pubblica, che si traduca in azioni. Ovviamente, Nancy Binkin, che venne in Italia ai tempi dell'AIDS 15 anni fa dal Center for Disease Control, ha fortemente sostenuto questa trasformazione. Adesso Binkin è all'UNICEF a New York, grande donna, veramente grande epidemiologa. Adesso due parole sulla epidemiologia nutrizionale. La epidemiologia nutrizionale è molto importante, molto. L'ho emessa nel 2003, ma insomma questa è una informazione che ovviamente si conosce già da anni, diceva: nei paesi industrializzati le malattie croniche associate alla nutrizione sono tra le maggiori cause di morbilità e mortalità. Che vuol dire? Che si occupa di nutrizione, si occupa dei predittori della prima causa di morte, si occupa dei fattori di rischio, dei protettivi, quindi dei determinanti, dei predittori della prima causa di morte nel mondo industrializzato. È un lavoro importantissimo e lo sarà sempre più in questi prossimi anni. Epidemiologia nutrizionale, ci sono molte definizioni. Io ho scelto quella dell'Università del Minnesota perché è là che Ansel Keys fonda il suo primo laboratorio e lì c'è una esperienza concreta che ha perlomeno 60 anni. Quindi l'ho trovata una definizione concreta, operativa, che risponde veramente anche ai nostri bisogni. L'epidemiologia nutrizionale unisce le conoscenze prodotte dai nutrizionisti nelle ultime decadi, che sono veramente tanti, alla metodologia sviluppata dagli epidemiologi. È un matrimonio che, devo dire, ha funzionato. Il divorzio non è ancora avvenuto, anzi pare che stiano festeggiando le nozze d'oro. Studia l'effetto della nutrizione come determinante associato allo stato di salute. Dimmi cosa mangi, ti dirò come stai. Monitora lo stato di salute della popolazione, realizza e valuta interventi finalizzati al raggiungimento e mantenimento di un corretto stile nutrizionale, analizza la relazione sinergica tra nutrizione e attività fisica nell'associazione con lo stato di salute. È una definizione condivisibile, anche molto pragmatica, molto operativa. Vedete che nella definizione c'è l'azione, realizza e valuta. Non è solo andare a una scuola e vedere cosa mangiano i bambini, lo sappiamo. Noi dobbiamo fare in modo che loro capiscano come poter stare meglio in salute. Quindi l'azione insita nel concetto di epidemiologia nutrizionale. I primi epidemiologi nutrizionali, ma probabilmente saranno stati gli Egizi o i Fenici, però le prime testimonianze scritte, per esempio lo scorbuto Lind, ufficiale di marina, vide che i marinai che viaggiavano per tanto tempo, quindi che non toccavano terra, non mangiavano cibi freschi, avevano dei sintomi, poi si chiamò lo scorbuto, cercò, diede loro un sacco di diverse sostanze, alla fine si rese conto che l'estratto di agrumi non solo curava, ma poi preveniva la malattia. E epidemiologia nutrizionale seguita da un'azione. John Snow, epidemiologo di Londra, Londra era servita da 3 acquedotti, e in una zona si sviluppò il colera con molti morti. John Snow si chiese: ma perché proprio qui? Si rese conto, si fece dare, andò a procurarsi la mappa, chiuse l'acquedotto e si rese conto che anche questo è epidemiologia nutrizionale seguita da un'azione. Siamo 2 secoli fa. Poi c'è la epidemiologia nutrizionale di ieri, che è quella di Ansel Keys, vissuto 100 anni 10 mesi, di cui gli ultimi 28 li ha vissuti a pioppi. Lui ha vissuto dal Minnesota, ha diretto il Seven Country Study, il famoso
studio che ha poi condotto alla dieta mediterranea, lo ha guidato da Pioppi, che oggi avrà se no 200 anni, ma all'epoca forse ne aveva 80, 90. E riunì 7 countries, Jugoslavia, Italia, Grecia, Finlandia, Olanda, USA, Giappone, scoprì l'associazione tra colesterolo e cardiovascular disease. Questo è Pioppi. Conoscete? È bellissimo. Nel Cilento, quindi dopo Acciaroli, c'è Pioppi. E lì c'è un villaggio che si chiama Minnelea, che lui battezzò così, che lui veniva da Minneapolis, e vicino a Pioppi c'è Elea Velia, e lui quindi diciamo chiamò questa piccola area Minnelea, e oggi ancora si chiama Minnelea. Qui lasciò Pioppi a 100 anni, tornò nel Minnesota e poi finì a 100 anni, finì 10 mesi dopo, nella sua terra natale. Questi sono i 7 paesi. Due parole sul Seven Country Study, che è una pietra miliare che va conosciuta. Lui coinvolse circa 13.000 uomini, questa è una critica che gli venne mossa, ma comunque il valore di questo studio resta. E il primo survey fu tra il 58 e il 64, poi ha fatto delle diciamo valutazioni degli esiti 5, 10, 25, 30, 35, 40 anni dopo, e ecco qua, diciamo, questa è una slide storica, una banalissima regressione lineare. Sulle X c'è la percentuale di calorie come acidi, grassi, saturi, sulle Y c'è la mortalità per infarto, e lui vede che quelli che mangiano meno grassi saturi hanno meno infarto, quelli che mangiano più grassi saturi. Questa è la prima slide, diciamo, figura di questo grosso lavoro su Circulation del 70, poi sono state scritte migliaia di pagine, però questa slide è bella, c'ha un valore storico. Ovviamente la epidemiologia nutrizionale ha dei grossi challenge di metodo, è complessa, perché? Che mentre studiare la relazione tra fumo di sigaretta e tumore è, diciamo, facile, ma insomma è un'esposizione, la sigaretta e il tumore. La dieta è un insieme di diverse esposizioni. Cioè chi sta a tavola non è che mangia pomodori ogni giorno per 10 anni, io vado a vedere come funziona il pomodoro. Mangia il pomodoro, poi beve il vino, poi prende l'uovo, poi prende quell'altro. Quindi discriminare tra le varie esposizioni di una dieta è un affare assai complesso. Quindi prima grossa difficoltà dell'epidemiologia nutrizionale. Poi le abitudini alimentari cambiano nel tempo. Io in questi ultimi 15 anni ho avuto l'orto, ho fatto il vino rosso, stamattina ho torchiato il mio aglianico del Vulture, bellissimo, rosso, un profumo meraviglioso. E, infatti ho anche le unghie nere, se me le vedete, che non ho messo i guanti e non sono riuscito a togliere il nero, il tannino dalle unghie. E, le abitudini cambiano nel tempo. Io negli ultimi 10 anni ho mangiato verdure altre che 5 volte al giorno, 10 volte al giorno, perché cresce, io vado, colgo e mangio. A 15 anni fa, 20 anni fa magari mangiavo solo hamburger oppure patatini oppure panini, perché andavo di qua e di là e quindi non avevo la tranquillità di mettermi seduto e di... Quindi la esposizione negli anni, soprattutto con le patologie croniche, non è la stessa, e gli anni cambiano, vanno a misurare. Io per un anno ho mangiato più uovo, per un anno ho mangiato... Quindi gli epidemiologi nutrizionisti, diciamo, hanno veramente molta pazienza e sono molto bravi. E poi il consumo di alimenti è spesso determinato in modo indiretto, il recall bias. Cosa hai mangiato un mese fa? Cosa hai mangiato ieri? Adesso siamo arrivati a 24 ore prima e anche là hanno fatto gli studi di validazione di questa domanda. Cosa hai mangiato ieri? Si sbaglia. Quindi bisogna, insomma, è un altro grosso difficoltà dell'epidemiologia nutrizionale. Però l'epidemiologia nutrizionale è bella, serve, studia la vita reale. Lì in cima c'è Ansel Keys con altri 3 degli altri, c'è un giapponese, il barcellonese, olandese, l'altro non ricordo, qui sono a... Vabbè, il paesino calabrese dove anche hanno studiato. Loro che facevano? Loro andavano nelle case, loro studiavano la vita reale, andavano a chiedere, andavano a mangiare con loro. Sono dei libri scritti, c'è un sito molto bello con foto, ricordi, scritti, ed è bellissimo, è un'epidemiologia nutrizionale on the field, sul campo. Veramente, se lo leggete, i giovani soprattutto, anche io voglio fare l'epidemiologo nutrizionale, molto interessante. Quindi ha una grande importanza sulla salute, e i risultati dell'epidemiologia nutrizionale sono spesso utilizzati per la stima del rischio sulla salute. Quindi, scherzi, insomma, se mangi questo stai meglio, se mangi quello stai peggio. Perdi X anni di vita o guadagni X anni di vita. Oppure migliori la qualità della vita, che vogliamo di più? Quale antibiotico riesce a fare questo?
E tali risultati sono direttamente trasformati in raccomandazioni. Fai vedere nasce dagli epidemiologi nutrizionali. Mangia 5 volte al giorno o frutta o verdura. Negli Stati Uniti ci sono i club, le palestre, le famiglie, i gruppi, i quartieri, fai vedere. È molto interessante, è molto interessante. Ed è, diciamo, merito vostro se esiste il fai vedere. In tre parole, insomma, è molto comunicativo. E poi c'è un'implicazione immediata sul processo di produzione e commercializzazione degli alimenti, i prodotti fatti, il latte parzialmente scremato, il burro, eccetera, eccetera. Insomma, sono tutti risultati di marketing dovuti all'epidemiologia nutrizionale. Adesso parliamo dei sistemi di sorveglianza. In Italia esistono 4 sistemi di sorveglianza che coprono praticamente quasi tutta la popolazione. Che sono? Sono delle indagini epidemiologiche seriate, ogni occhio ogni 2 anni, HBSC ogni 4 anni, passi ogni anno, passi d'argento ogni 2 anni, che ci restituiscono delle fotografie sullo stile di vita della popolazione e ci restituiscono delle fotografie anche di alcune patologie associate agli stili di vita. Sono la fonte attuale unica prodotta con una metodologia rigorosissima su queste informazioni. Ci sta sicuramente anche l'Istat, eccetera, però la metodologia con cui vengono prodotti questi sistemi di sorveglianza organizzati dall'Istituto Superiore di Sanità, quindi con epidemiologi grossi che ci stanno dietro, con operatori che hanno fatto un training eccellente, quindi con, diciamo, dei criteri molto severi che vengono rispettati, la qualità di questi dati è eccellente, ve lo garantisco. E abbiamo Occhio alla Salute, che ci fotografa gli 8-9 anni, HBSC 11-13-15 anni, passi 18-64 anni, passi d'argento dagli ultra 64 anni. Insomma, un direttore sanitario di un'ASL, un decisore di una regione che debba organizzare un programma, che debba mettere in fila le priorità su quello che conviene fare prima o dopo, non può non utilizzare i sistemi di sorveglianza, che sono l'unica fonte attualmente rappresentativa. Rappresentativa vuol dire che non è il dato che ho preso nella scuola e faccio finta che è di tutta la regione, sono dati che ci danno una media, diciamo, pesata, ponderata, della situazione di una regione o di un paese come l'Italia o, per alcuni sistemi, anche di una ASL, quindi oggi i manager delle ASL. Questo è oro, oro. Bene, Occhio alla Salute. Occhio alla Salute non è Occhio alla Salute da solo, ma fa parte di una grande compagnia di sistemi di sorveglianza europei, fa parte del COSI, European Child Obesity Surveillance Initiative. L'Europa si è accorta che siamo cicciotti, benissimo, da oggi in poi tutti i paesi europei facciano delle indagini ogni 2, 3, 4 anni, poi c'è un minimo di cambiamento tra i vari paesi, e quindi occhio. E devo dire, in Europa, una volta tanto siamo primi per una cosa buona, il primo sistema di sorveglianza sull'obesità che ha dato i suoi primi dati, poi anche altri ovviamente l'hanno seguito. Adesso siamo già alla seconda raccolta, partecipano tutte le regioni italiane, la Lombardia solo partecipa con Milano, ma poi tutte le regioni partecipano come, diciamo, tutte le singole regioni. Abbiamo intervistato e visitato 45.000 alunni, 42.000 alunni con un questionario, e abbiamo rilevato i parametri axiologici, ma come Dio comanda, quindi abbiamo chiesto alla mamma quanto pesa e quante altro, con operatori che hanno fatto un ottimo training. Solo il 3% di rifiuti, negli studi che si fanno nelle scuole 30%, 20% di rifiuti, questo ovviamente mina la validità e la rappresentatività dei dati, qui solo 3%, segno di una grande qualità, di una grande cura, di una grande attenzione nella, diciamo, relazione con gli stakeholders, con la scuola, con i genitori, eccetera. E 44.000 genitori ci hanno restituito un questionario, e anche qui solo il 5% di missing, cioè di non partecipanti, sono veramente percentuali bulgare. E quindi hanno compilato un questionario sugli stili di vita e sulla propria percezione del problema, e qui poi ne vedremo delle belle. I dati sono rappresentativi, l'abbiamo detto. Io adesso mi espongo ad una carrellata di occhio e di HBSC. Ovviamente non ci possiamo fermare, però il mio scopo qual è? È quello di darvi uno o due messaggi per ogni slide veloce, ma soprattutto il mio scopo, è il mio desiderio, è quello di fare in modo che voi
tornati nella vostra quotidianità, possiate andare su Google e mettere occhio alla salute, HBSC, passi d'argento, e utilizzare gli strumenti che sono gratuiti, sono anche molto piacevoli e sono indispensabili per chi voglia veramente avanzare nell'ambito dell'epidemiologia nutrizionale. Allora, questi sono i dati 2008 in arancio, 2010 in verde, per quanto riguarda la campagna il dottore Pecoraro è una delle principali anime di occhio alla salute, e la sua ASL è quella che presenta per primo i report, insomma, devo dire, ti faccio questo pubblico riconoscimento. E quindi noi abbiamo 2008 in arancio, 2010 in verde, e qui abbiamo varie varianti. Allora, rapidamente, un bambino su 10 non fa colazione al mattino. Noi sappiamo che fare colazione è protettivo per l'obesità, non fare colazione espone al rischio dell'obesità. Questi sono dati italiani, in Campania poi vedremo, noi stiamo, diciamo, sempre peggio, insomma, però in Italia uno su 10 non fa colazione. 3 su 10 fanno una colazione ma non è adeguata. 6-7 su 10 fanno una merenda, 6-7 su 10 fanno una merenda troppo abbondante. 70%, cioè sono migliaia, centinaia di migliaia di bambini. 2-3 su 10 non consumano frutta e verdura quotidianamente. 5 su 10 bevono ogni giorno almeno una lattina di bibite a docine. 50%, vuol dire centinaia di migliaia di bambini. Voi sapete che una bibita sono mediamente tra 35 e 40 grammi di zucchero. Se io bevo una lattina al giorno di queste bibite, in un anno ho consumato 13 kg di zucchero. Se io bevo una lattina di bibita zuccherata al giorno, in un anno, 13 kg, in due anni 26 kg. Fatevi conti. Bene. Poi, queste invece sono alcune variabili, ma ce ne sono molte altre, sono quelle principali, per quanto riguarda attività motoria e sedentarietà. Circa 2 su 10 non hanno fatto nessuna attività fisica, parliamo di bambini di 8-9 anni, quindi bambini che dovrebbero muoversi quotidianamente, quindi circa 2-3 su 10 non hanno fatto movimento il giorno prima l'indagine. 2-3 su 10 non fanno sport più di un'ora a settimana, quindi praticamente sono immobili. La metà dei bambini italiani ha la TV in camera, la metà in camera, che puoi fare più quando c'hai la TV in camera. In Campania è il 75%, 3 su 4. Circa un bambino su 2 fa più di 3 ore esposto a uno screen time vuol dire TV, schermo, PC, PlayStation, al giorno, e poi solo 2-3 su 10 vanno a scuola a piedi o in bici. 7 su 10 vanno col pulmino, con la macchina. La scuola, occhio, ha studiato anche che cosa fa la scuola, e devo dire dal 2008 al 2010 si apprezza un, diciamo, peggioramento della condizione scolastica, verosimilmente legato allo stringere la cinghia, insomma. La scuola, la presenza della mensa, 6-7 scuole su 10, in Italia meno del 50%, in Campania, qui sono dati nazionali. Distribuzione alimenti a merenda, in molti paesi europei si distribuiscono alimenti salutari, che è il modo migliore per fare educazione al gusto e promozione della salute. In Italia nel 2008 il 13%, nel 2010 il 38%, perché c'è stato frutta snack, il programma ministeriale. Dubito, lo spero, ma dubito che nel 2012, cosa che andremo a fare tra alcuni mesi, insomma, ci saranno altri progetti di questo tipo, quindi temo che nel 2012, occhio, tornerà al 13% per quanto riguarda gli alimenti sani a merenda. 2 ore di attività motoria curricolare, 6-7 su 10, non è male, ma se è curricolare dovrebbe essere 100%, perché è 60%. Educazione va bene, vi porto direttamente al coinvolgimento dei genitori, le ultime due variabili. Bene, non si può predicare bene a scuola e poi ovviamente razzolare male. Il coinvolgimento dei genitori alla scuola materna soprattutto è importante. Solo 3-4 scuole su 10, 2-3 scuole su 10, 3-4 va, coinvolgono i genitori. Sicuramente queste attività andrebbero potenziate, se vogliamo che i bimbi non vivano schizzati tra una scuola che dice delle cose e una famiglia che invece ti propone l'opposto. Qual è il risultato di questi stili di vita, di questa nutrizione così sgangherata, di questa attività motoria assente? È questa.
Questa è la carta georeferenziata dell'Italia, con le prevalenze dell'obesità e del sovrappeso obesità. C'è un trend nord-sud. Al nord meno del 25% hanno sovrappeso obesità, al sud siamo circa al 50%. Ora, sono state fatte molte analisi, c'è un'analisi multivariata che abbiamo fatto con Nancy Binkin, molto interessante, in cui si vede che eliminando l'effetto della cultura, dell'economia, quindi diciamo delle variabili socioculturali che sono quelle che pesano di più, resta un maggiore rischio dei popoli del sud ad avere maggiore obesità rispetto ai popoli, agli abitanti delle regioni del nord. Cioè non è un problema socioculturale, diciamo sociale ed economico, è un problema diverso che ancora deve essere chiarito, però al momento questo è un buco nero. Perché al sud, a parità di stipendio, a parità di titolo di studio, a parità di occupazione della madre, c'è ancora una prevalenza di obesità così alta? A parità anche di densità di popolazione, quindi di insomma, spostamenti in città, possibilità di avere palestre. Questa è certamente una ricerca molto interessante che dovrà essere fatta in questi prossimi anni, ma insomma una cosa volta. Bene, ecco le regioni, la Campania, eccola là sopra. Queste sono le prevalenze stratificate per regione. La Campania nel 2010 ha una prevalenza di obesità del 21, sovrappeso 28, quindi 49%. La prevalenza di sovrappeso e obesità in Campania è 1 su 2, un bambino su 2 è sovrappeso. Segue poi vabbè, la Calabria, l'Italia è al 34%, Bolzano è al 15%. Noi abbiamo una prevalenza di obesità tripla, più che tripla, più, rispetto a Bolzano e Trento per esempio. E, ovviamente dal frutto si vede l'albero, dall'albero si vede il frutto, ma insomma siamo lì. Questa è la carta georeferenziata che avete visto prima, questo è invece lo studio Passi, che ci restituisce gli stessi dati però per quanto riguarda i genitori, e il trend è esattamente lo stesso, è il problema di cultura, tra virgolette, poi la cultura è un gran contenitore. Beh, queste sono le varie ASL, ma sono piccole differenze tra le varie. Questa è l'obesità grave, non esiste al momento una definizione internazionale riconosciuta di obesità grave, noi abbiamo scelto le tre deviazioni standard dell'indice di massa corporea utilizzando i centili di Cole e Bellizzi, quelli del WHO, e abbiamo che l'obesità grave è del 5,4%, l'obesità grave ciccioni pesanti, quelli che hanno la sindrome metabolica, 5,4% nel 2008, 4,7% in questo. Beh, gli intervalli di confidenza per gli epidemiologi non si sovrappongono, quindi potremmo dire che c'è una differenza statisticamente significativa, quindi che c'è una riduzione. Pare che c'è, pare non dovuta al caso, sembra che ci sia una riduzione reale, però solo la terza rilevazione di occhio del 2012, nella prossima primavera, ci dirà se veramente è un trend a scendere oppure se non è un trend a scendere. Adesso guardate l'asticella verde. Bene, sempre occhio 2010 Campania. Signori, la Campania 50 anni fa era la regione in cui Kiss ha deciso di vivere, ha campato 100 anni e 10 mesi, e che lui riteneva la migliore dal punto di vista nutrizionale in Italia, 50 anni fa, Pioppi sta di fronte, se vi affacciate in tempo buono si vede Pioppi verso sud-est. Colazione adeguata in Campania, 6 su 7 la fanno adeguata, 6 su 10 la fanno adeguata, gli altri 4 la fanno inadeguata. La merenda adeguata solo 2 su 10, la merenda di metà mattina, 8 su 10 la fanno inadeguata. Consumo di frutta nell'arco della settimana, solo il 25, quindi 1 su 4 mangia frutta 2-3 volte al giorno almeno. Poi non ne parliamo della verdura, solo 1 su 10 mangia verdura almeno 2 volte al giorno. 1 su 10, signore, praticamente niente. I figli miei magari perché c'ho l'orto, quindi porto questi cesti sopra, loro sono costretti perché non trovano altro. E consumo di bevande zuccherate, eccole qua, 52% beve una lattina di bibita zuccherata, almeno una lattina al giorno, almeno una lattina vuol dire che voi sapete poi se uno c'ha il vizio apre il frigo e beve. Percezione, questo è fondamentale, se noi non abbiamo la percezione del sovrappeso di nostro figlio, cucineremo sempre in eccesso perché pensiamo che è magro. Che ci dice Occhio alla Salute? Su 100 mamme di bambini sovrappeso, 56 pensano che il bambino sia normale. Quindi io prendo 100 mamme di bambini sovrappeso, ma vostro figlio com'è? Più
più della metà dicono è normale, è magro. Mentre invece su 100 mamme di bambini obesi, il vostro figlio com'è? Se solo una su 10 dice mio figlio è obeso, 9 su 10 dicono un po' cicciottello oppure è normale. Ovviamente, la percezione a queste mamme, chi è che deve farvela cambiare? Sicuramente il pediatra, quindi mea culpa. Però, insomma, i biologi possono sicuramente lavorare anche a questo. E lo fanno già e lo fanno molto bene. Le madri percepiscono anche che i loro figli mangiano poco. Vabbè, andiamo avanti, lo sappiamo. Anche voi, immagino, se ridete, vi ho colto in fallo. Bene. Pesatelo, signori, calcolate l'indice di massa corporea, prendete i percentili. Io come pediatra ormai ho perso, ero in Svezia anni fa, con mia figlia aveva un anno e mezzo, un pediatra non è che pesa la figlia, la vede che sta bene. Mia figlia va al nido, perché siamo stati là un minimo di tempo, va al nido, arriva il medico della nursery di Stoccolma, dice collega, ma tu sai che tua figlia è chiappa? Cioè, mi fece, lui che non era manco a me una ravanzina. Tornai a casa, ovviamente, scuro dalla vergogna, mia figlia era fortemente sovrappeso. Io sono pediatra, signori. Cioè, è molto probabile che se facessero uno studio sulla percezione dei pediatri, forse dei biologi, sul sovrappeso dei loro pazienti, probabilmente anche noi, perché siamo abituati a uno standard cicciotto. E quindi magari uno che dice, ma non lo peso perché penso che sia normale, perché il mio occhio si è abituato a una normalità grassa. Signori, sembra uno scherzo, non lo è. Quasi finito, allora, chi fa il menù scolastico in Campania? Sì, nel 70% l'esperto ASL, ma nel 30% responsabile il comune, nel 17% l'azienda appaltatrice fa il menù della scuola. Prevalenza della sindrome metabolica in Campania, studio fatto anni fa, rigorosamente buono, studio rappresentativo fatto in Campania, noi abbiamo che su tutti gli adolescenti di 12 anni la sindrome metabolica, in accordo alla IDF, alla definizione della International Diabetes Federation, è 5%, tra gli obesi che hanno un waist superiore al 90 centile è 3 su 10. Su 100 ragazzi di 12 anni che hanno il grasso viscerale superiore al 90 centile, 3 su 10 hanno la sindrome metabolica. Bene, andiamo veloce, questo invece è HBSC, sono i dati dei ragazzi 11, 13 e 15 anni. Non vi spremete a leggere questo grafico, voglio solo dire che non solo i bambini della scuola elementare fanno poca attività, ma anche a 11, a 13, a 15, anzi, man mano che fanno 15, 16, 17 anni, si dilettano in altre attività e lasciano lo sport. Consumo di frutta e verdura, anche qui la frutta è consumata un po' di più rispetto a prima, ma il consumo di verdura è sempre molto modesto. E c'è una differenza per sesso, le femminucce consumano un po' più di frutta, sono più attenti alla loro linea, eccetera. Consumo di dolci a settimana, vero pietoso, perché c'è una quantità enorme di ragazzi che consuma più di una porzione di dolci al giorno. Consumo di bibite, anche qui, aumenta rispetto al bambino di 8-9 anni, perché l'adolescente c'è più denaro in tasca, va nel bar e se lo compra. Il bimbo a 8-9 anni è ancora, diciamo, ostacolato. Il BMI, ecco, dal 40 e dispari 49%, noi passiamo a valori un po' più bassi, però poi vedremo che nel giovane adulto e nell'anziano anche poi l'indice di massa corporea torna a essere alto. La percezione corretta, quindi non solo le mamme percepiscono male il sovrappeso dei figli, ma anche i ragazzi di 11, 13, 15 anni percepiscono male il sovrappeso. Vedete che i ragazzi sovrappeso obesi percepiscono il 40% male il proprio sovrappeso. Cioè, su 100 ragazzi sovrappeso obesi, se io vado a chiedere ma tu come ti senti, il 40%, 40 su 100 dice io sono normale, quindi non ha consapevolezza, non ha percezione. Le femminucce hanno più percezione dei maschietti. Alcol, guardiamo solo i quindicenni, a 15 anni il 14% dei maschi ha già sperimentato due ubriacature, sono dati riferiti da loro, insomma, nessuno gliel'ha
I questionari erano anonimi, quindi insomma, dubitiamo che sia andato fasullo. Quanti hanno fatto il binging, quindi bere più di 6 porzioni di alcol in un'unica? Negli ultimi 12 mesi 3-4 ragazzi su 10 a 15 anni. Quindi 4 ragazzi su 10 a 15 anni hanno avuto delle esperienze di binging. Alcol ogni giorno circa il 10% dei maschi a 15 anni, però un alcol a 15 anni forse è un po' presto, ma insomma. Questi invece sono i dati passi degli adulti. Vedete, l'obesità, sono dati italiani, dal 40-30% scende al 25-18 anni, ma sale al 33% per poi andare oltre il 50% tra i 50 e i 69 anni. Quindi diciamo, potremmo dire che c'è una curva U, da piccoli sono cicciotti, poi vanno un po' meglio e poi si lasciano andare. Questa è la percezione del proprio peso in questi passi, quindi l'adulto, anche l'adulto e se stesso, non ha una percezione. Hanno fatto degli studi molto interessanti, l'ha fatti proprio Nancy Binken, di validazione, e ha visto che gli uomini per telefono mentono sull'altezza, cioè riferiscono sempre 5-6 cm in più, era 6,5 in media, però se ne fregano del peso, dicono il loro peso normale, però dicono che sono alti 5-6 cm in più. Invece le donne per telefono non mentono sull'altezza, ma si stringono di 5-6 kg. Quindi, va a capire se lo percepiscono così oppure, insomma, non voglio... Però, questa è una slide che veramente penalizza molto noi medici, soprattutto del sud, forse anche noi biologi. Questa è quanti medici consigliano a soggetti adulti sovrappeso obesi una dieta, diciamo, non dimagrante, una migliore nutrizione. Al nord più frequentemente i medici consigliano di mangiare meglio, al sud meno frequentemente, tranne la Calabria, ma insomma la media. Quindi a capire se questa è la causa, non è la causa, ma insomma noi medici dovremmo fare di più. Probabilmente ci siamo abituati, per cui oppure abbiamo gettato la spugna, ma che glielo dica a fare a questo che deve mangiare meglio, tanto ormai. No. Al nord lo fanno e chissà che questo non sia associato a quella minore prevalenza di obesità che hanno al nord. Conclusioni. Mi permetto di usare delle conclusioni della professoressa Godi, che secondo me sono molto interessanti. I biologi nutrizionisti possono essere impegnati in interventi di sanità pubblica in quanto portatori di specifiche competenze per la rilevazione, l'elaborazione e analisi dei dati epidemiologici. Io conosco la salute con ABSC, ho girato mezza Italia. I biologi sono bravissimi, molto. Non me ne voglio i medici che sono in sala, ma è la mia esperienza diretta. Utilizzazione dei sistemi informativi epidemiologici, la valutazione del rischio associato ai diversi fattori nutrizionali, genetici, ambientali e comportamentali, ideazione e realizzazione, l'azione di strategie e metodologie per la prevenzione. E la utilizzazione del laboratorio biomedico, cosa che noi medici purtroppo, ahimè, non possiamo fare, mi piacerebbe molto, per tutti gli obiettivi riportati. Io, nella mia pratica quotidiana, girando mezza Italia, mi sono reso conto che i biologi già lo fanno e devo dire che lo fanno anche molto bene. Volere non è abbastanza, dobbiamo farlo, dobbiamo agire, ce lo diciamo sempre. Chissà che questa non sia la volta buona, speriamo. Bene, io dedico questa modestissima presentazione al vostro collega, al vostro predecessore Ansel Keys. Qui ci sono le fasi della sua vita, quando faceva laboratorio, quando ha fatto l'epidemiologo nutrizionale nelle case, nelle famiglie con grandi risultati, quando con la moglie ha trascorso 30 anni a Pioppi, quando era a Creta a fare il Seven Country Study e qui a 100 anni quando è tornato a casa sua. Questo è il suo best seller, Eat Well and Stay Well, di cui parlava Pierluigi Pecoraro, che probabilmente, insomma, su Amazon probabilmente si può ancora trovare. Signori, grazie per la pazienza.